Abbiamo fatto tanto per liberare a suo tempo Mandela, il leader del popolo nero del Sudafrica sotto apartheid, dopo 27 anni di prigionia. E ce l'abbiamo fatta, è uscito di galera, è diventato poi presidente del Sudafrica libero. Perché non possiamo fare altrettanto per un'altrettanto grande figura che purtroppo conosciamo poco, quella di Léonard Peltier, il rappresentante, direi la figura simbolica come Mandela del popolo che noi chiamiamo gli indiani d'America, i popoli indigeni degli Stati Uniti. Ricordo a tutti che quando Colombo è arrivato negli Stati Uniti, si parla di 10 milioni presenti negli Stati Uniti. Ne abbiamo ammazzati a non finire. Oggi sono ridotto a 1 milione di cittadini americani. E il loro rappresentante, che sta lavorando davvero per dare dignità al suo popolo, proprio schiacciato anche oggi, Léonard Peltier è in prigione da 47 anni, il doppio di quello di Mandela. Ed è chiaro ormai a tutti che non ha commesso nessun crimine. Allora diamoci davvero tutti da fare, dobbiamo davvero darci da fare perché prima di tutto venga insignito come Mandela del premio, davvero venga dato il premio per la pace, se lo merita, proprio l'uomo dell'anno della pace. E secondo, venga liberato, e quello noi ci appelliamo al presidente Biden perché lo faccia. È un uomo che crede nell'umanità, che ha lottato per il suo popolo ed è un uomo non violento, come davvero tutta la sua storia lo ha dimostrato. Facciamo di tutto perché quest'uomo sia libero e possa continuare a lavorare per la liberazione dei popoli indigeni negli Stati Uniti. Per questo invito tutti voi ad andare alla 2 giorni a Venezia, giorno 16 e 17 di questo mese, per Léonard Peltier e per i migranti, tutti siete benvenuti.